Salve a tutti e benvenuti alle notizie finanziarie del mercoledì. Rimanete con noi per ulteriori titoli relativi al mercato. La borsa criptovaluta OKX ha lanciato la propria blockchain Layer 2 per essere testata dagli sviluppatori, diventando l'ultima borsa ad unirsi alla tendenza di costruire reti secondarie per rendere le transazioni degli asset digitali più economiche e veloci. Foxconn, fornitore di Apple, ha registrato a sorpresa un aumento dell'11% degli utili del terzo trimestre, grazie alla forte domanda di elettronica di consumo intelligente in vista delle festività di fine anno nei mercati occidentali. I prezzi del petrolio stanno registrando un leggero rialzo spinto da una combinazione di forti aspettative di domanda e preoccupazioni per l'interruzione dell'offerta. Ciò fa seguito al recente rapporto dell'OPEC, che ha evidenziato la tenuta della domanda e ha messo in guardia dei cali dei prezzi provocati dagli speculatori. La sterlina britannica è aumentata dello 0,3% rispetto al dollaro statunitense nell'ultima sessione di trading. L'RSI sta dando un segnale buy. Il prezzo euro-dollaro statunitense è rimasto sostanzialmente invariato nell'ultima sessione. Il MACD sta dando un segnale buy. La coppia dollaro australiano-dollaro statunitense ha avuto una prima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, aumentando dello 0,1%. Il ROC indica un'opportunità di buying. La coppia dollaro statunitense-yen giapponese ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,1%. L'indicatore Williams indica un mercato ipercomprato. L'indice dei prezzi al consumo del Regno Unito sarà rilasciato alle 7.00 GMT. La produzione industriale dell'Unione Economica e Monetaria alle 10.00 GMT. L'indice dei prezzi alla produzione degli Stati Uniti alle 13.30 GMT. Le importazioni del Giappone saranno rilasciate alle 23.50 GMT. L'indice centrale dei prezzi al consumo del Regno Unito alle 7.00 GMT. La vendita al dettaglio degli Stati Uniti alle 13.30 GMT. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del mercoledì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo. Vi ricordiamo di unirvi a noi domattina per gli eventi e le notizie più recenti relativi ai mercati finanziari.